Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al Premio Innovatori Responsabili 2023. Spero che siate già tutti seduti, pronti, perché oggi ci saranno tanti premiati, ma anche tante sorprese. Ci saranno dei giochi interattivi con voi, vi faremo usare addirittura i telefoni durante la lunga mattinata. Anche questa edizione ha confermato il focus sui 4 obiettivi strategici del Patto del Lavoro e del Clima. Sono stati 82 i progetti che sono stati presentati, di cui 80 ammissibili a valutazione. E anche quest'anno i progetti hanno dimostrato, ancora una volta confermato, quanta creatività e innovazione ci siano nella nostra regione. Sono 4 le sezioni: conoscenza e sapere, diritti e doveri, lavoro, imprese e opportunità e transizione ecologica. Per ogni sezione ci sono dei menzionati e ovviamente dei vincitori che verranno premiati tutti su questo palco. Ma prima di entrare nel merito dei premiati, direi di invitare sul palco il responsabile del settore innovazione sostenibile, imprese e filiere produttive, Roberto Ricci Mingani. Microfono, chiedo alla ragazza, grazie mille, eccoci qua. Buongiorno, la chiamiamo subito sul palco per un saluto introduttivo per questa bellissima giornata. Oggi scopriremo tante idee, tanti spunti di riflessione. Sì, grazie. Intanto benvenuti a tutti a questa nona edizione. 9 edizioni sono tante, 9 anni che abbiamo impiegato per crescere in un ambito che non era sicuramente di moda 9 anni fa. Oggi il tema della sostenibilità è un po' sulla bocca di tutti, su tutti i giornali. Sappiamo che però quando è partito era, diciamo, ad appannaggio di alcuni imprenditori lungimiranti. Questo aspetto ci ha ovviamente stimolato affinché noi portassimo a bordo più imprese possibili. Oggi siamo arrivati a oltre 500 imprese che fanno parte del gruppo degli innovatori responsabili, ed è una responsabilità grande anche per voi che da oggi siete entrati nel gruppo. Questo è per noi un evento importantissimo. Abbiamo provato a portare anche innovazione, anche noi, per innovare, quindi nel corso della mattinata sarete coinvolti, come si diceva prima, in un gioco che interesserà un imprenditore che vuole promuoversi e vuole diventare più sostenibile. Per farlo ovviamente ha bisogno di una mano. Questa mano gliela daremo tutti rispondendo ai quiz, e chi risponderà a più domande nel corso del gioco ovviamente sarà premiato al termine della mattinata, sarà considerato ovviamente innovatore responsabile. Concludo dicendo che i primi imprenditori che hanno iniziato a fare nella loro impresa iniziative di sostenibilità erano sicuramente imprenditori lungimiranti. Alcuni oggi fanno sostenibilità per paura. Ci sono una serie di regole che stanno venendo avanti che obbligano le imprese a dotarsi di alcuni accorgimenti. Ovviamente tra paura e lungimiranza è più auspicabile il secondo dei casi. Ecco che per promuovere la lungimiranza ci vuole ispirazione. La giornata di oggi serve per ispirare. Abbiamo fatto una raccolta di tutti i progetti candidati quest'anno. È l'occasione anche per ringraziare tutti i collaboratori e lo staff che hanno lavorato per questo evento. Ci siamo impegnati molto, insomma, speriamo che la mattina riesca con il vostro contributo. Grazie. Sarà sicuramente così. Grazie a lei, Mingani. Io la faccio accomodare, ma dopo la richiameremo sul palco perché ci aiuterà a premiare appunto i vincitori di queste sezioni. Ma ha già anticipato molto Mingani: ci sarà un gioco durante il quale sarete voi chiamati a votare e esprimervi. Allora, per presentarvi questa diciamo bella avventura, due compagni di viaggio che chiamo qui sul palco: Antonio Disi, ricercatore Enea, e Sonia Di Silvestre della regione Emilia Romagna. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Questo sarà sicuramente il momento più divertente. Allora lascio a voi il palco, così ci spiegherete di cosa si tratta e soprattutto come si fa a partecipare. Grazie. A voi. Allora, abbiamo costruito una storia. Il racconto è uno dei modi ancestrali con cui le comunità si trasferivano l'informazione, e soprattutto serviva a creare coesione nella comunità. Quindi abbiamo messo insieme un racconto, il game, e in più abbiamo rappresentato il tutto. Vi anticipo che vedrete delle immagini
fatte con l'intelligenza artificiale. Quindi questi elementi ci sono serviti per, un po' per innovare anche il modello della giornata. Il percorso sarà in 7 tappe, il nostro innovatore, il nostro imprenditore dovrà essere aiutato da voi per andare avanti in queste 7 tappe che corrisponderanno alle 7 tappe del premio, ai 7 contenuti del premio, e alla fine di ogni storia, quindi tenete pronto il cellulare, dovrete rispondere a una domanda che vi farò, vi darò del tempo, quindi alla fine della storia io porgerò la domanda, avrete poi successivamente 15 secondi di tempo per rispondere. E alla fine delle 7 tappe, mano a mano che poi andremo avanti con la premiazione, proclameremo il vincitore che sarà proclamato promotore dell'innovazione. Abbiamo usato l'applicativo Mentimeter e, come vedete, alle vostre spalle, anzi di fronte a voi, alle mie spalle, c'è un codice che potete utilizzare per poter entrare nella piattaforma oppure attraverso il QR code. Riusciremo quindi in questo modo a darvi la possibilità poi di rispondere ai quiz quando sarà tempo. Adesso iniziamo. Importante, non uscite mai dal browser, me lo chiedono anche dalla regia. Entrate nell'applicativo e tenete sempre il browser aperto, perché mano a mano che andremo avanti, perché durerà per tutta la durata dell'evento, quindi ogni volta dovrete, invece di aprire e chiudere, lo trovate già aperto e andiamo avanti. Quindi possiamo iniziare. Prego, Antonio. Siamo nel cuore dell'Emilia-Romagna, terra di tradizioni e passato industriale. Alberto Grandi, imprenditore cinquantenne, guida con dedizione l'azienda di famiglia Manifatture Grandi e Figli, fondata negli anni 60, che produce componenti metallici per il settore automotive. L'edificio, testimonianza del passato industriale, ospita reparti di produzione segnati dal tempo. La tecnologia utilizzata provoca guasti frequenti e ritardi nelle consegne. Alberto ha iniziato alcuni interventi di innovazione, come il sistema di monitoraggio digitale per ridurre i tempi di inattività, ma la verniciatura utilizza prodotti tradizionali con potenziali conseguenze sulla salute dei dipendenti. Nel tentativo di migliorare l'efficienza energetica sono stati installati pannelli solari, ma l'impianto non copre il fabbisogno. La gestione è antiquata, come anche le politiche di sicurezza. Un'ispezione rivela alcune violazioni delle normative. La reputazione dell'azienda è in pericolo. Durante l'ispezione, Alberto riceve un messaggio misterioso sul suo smartphone da un indirizzo sconosciuto. Salve Alberto, sono un'osservatrice attenta delle realtà imprenditoriali ed ho notato il potenziale delle manifatture Grandi e Figli. La tradizione è una ricchezza, ma è il momento di abbracciare il futuro. Ho elaborato un percorso innovativo in 7 tappe che potrebbe trasformare il destino delle manifatture Grandi e Figli e condurla verso la sostenibilità. Sono pronta a condividere questo cammino. Rispondi a questo messaggio e inizieremo il viaggio insieme. Un'amica dell'innovazione. Qualche tempo dopo, i dirigenti della manifattura Grandi e Figli sono tutti nella sala conferenze. Alberto condivide la sua visione della trasformazione. Amici, è il momento di plasmare il destino della nostra azienda. Oggi iniziamo un viaggio verso un futuro più sostenibile e innovativo. Il team ascolta attentamente, catturato dall'entusiasmo contagioso del loro leader, e con lui inizia a progettare il cambiamento. Immaginate un laboratorio di ricerca interno dove elementi più brillanti creano tecnologie sostenibili. Vogliamo essere pionieri nel ridurre la nostra impronta di carbonio, abbracciando energie rinnovabili. Dobbiamo ripensare il ciclo di vita dei nostri prodotti, design riciclabili, strategie per ridurre gli sprechi. Questo è il nostro cammino verso un futuro sostenibile. Ogni dipendente deve diventare un ambasciatore della sostenibilità, programmi di sensibilizzazione e premi per chi adotta uno stile di vita sostenibile. Cercheremo certificazioni ambientali internazionali. Voglio che il nostro impegno per la sostenibilità sia riconosciuto. Sarà il nostro biglietto da visita per un mondo che richiede responsabilità. Alla fine della presentazione un dirigente interviene. Alberto, cosa possiamo fare per ridurre il nostro consumo idrico? Non ne hai parlato ed è cruciale per il nostro impegno verso la sostenibilità. Dobbiamo esaminare questo aspetto e trovare soluzioni innovative per ridurre il nostro impatto sull'ambiente.
c'è un consumo idrico nell'azienda di Alberto Grandi. La domanda è: qual è la quantità d'acqua necessaria per la produzione di un'autovettura? 2 metri cubi, 3,5 metri, 15 metri cubi. Siete entrati nel browser? 15 secondi per rispondere. Condividete le domande sugli smartphone, grazie, lo dico alla regia. Codice per entrare. Magari non è riuscito a collegarsi, rimettiamo il QR code. Questa è la prima e dopo saranno più rapide adesso, certo. Entrare dentro a questo sistema. Dopo ieri funzionava. Avete più tempo per pensarci. Esatto, avete più tempo per pensare alla domanda. Si riesce a reinserire? Eccolo qua. E allora, fuori cellulari... scannerizzate, ormai sarete tutti abituati, no, a queste nuove metodologie. Oppure in cima c'è il codice, se non... Anche quando si va al ristorante ormai il menù non è più cartaceo, certo. Si scannerizza in questo modo, no? Dal Covid in poi abbiamo imparato a usare questi sistemi in modo naturale. Quindi voi con la fotocamera inquadrate il QR code e poi dovreste entrare, dovrebbe uscire una... È fermo nell'home page. Fermo nell'home page. La regia. Ieri abbiamo fatto le prove, funzionava tutto, chiaramente. Chiaramente durante le prove funzionava, poi quando lo si fa in diretta, forse perché ci sono tanti telefonini che stanno provando ad accedere, allora è intasato il sistema. Cosa dite? Vogliamo fare una pausa andando con le premiazioni mentre proviamo a mettere a regime la votazione? Direi di sì. Intanto avete capito come si gioca. Adesso mettiamo a punto, perché evidentemente abbiamo fatto le prove con meno pubblico e quindi era più semplice l'accessibilità. E invece così c'è stata una probabilmente quota troppo alta di persone che contemporaneamente hanno provato a scaricarlo. Va bene, noi andiamo avanti perché comunque oggi siamo qua soprattutto per i premiati e vogliamo conoscerli e vogliamo rendere omaggio alle tante belle innovazioni che hanno portato. Per cui io prego intanto i menzionati della sezione transizione ecologica se si possono preparare qua, perché man mano li inviteremo a ricevere una targa e ovviamente a leggere la motivazione per cui hanno preso questa menzione. Chiamerei di nuovo qui con me sul palco Roberto Ricci Mingani, che abbiamo già ascoltato nella parte introduttiva, ma se ci aiuta sul palco a premiare i menzionati della sezione transizione ecologica. Eccoci qua Mingani, grazie, le chiedo di tornare al centro del palco e cominciamo. I primi sono Bjorg di Bologna con il progetto Nuova Vita ai rifiuti organici e reflui alimentari con il biometano realizzato a Spilamberto. Dai rifiuti organici al biometano per alimentare il trasporto pubblico e privato, un concreto esempio di economia circolare che dimostra che la transizione ecologica è possibile e conveniente. Complimenti, la targa. Chiedo di mettervi a favore dei nostri fotografi. Grazie e complimenti a Bjorg di Bologna. Andiamo avanti. Braghieri Plastic di Sormato in provincia di Piacenza con il progetto Raccolta Plastica, un progetto virtuoso che da oltre 10 anni coniuga l'impegno alla salvaguardia del pianeta con i benefici sociali ed economici verso le associazioni che aderiscono al progetto. Complimenti. Targa, foto. E ringraziamenti anche per Braghieri Plastic. È il momento di Nanoprom Chemicals, società benefit di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia con il progetto Nalucoat, un nuovo processo industriale alternativo alla cromatura nelle applicazioni di massa come l'automotive. Questa è la sfida che viene lanciata da Nalucoat verso la sostenibilità tramite l'innovazione. Complimenti. Grazie anche
a Nanoprom Chemicals. E adesso chiamiamo sul palco Nestart di Rolo in provincia di Reggio Emilia con il progetto Nestart, il recupero del metallo dalle operazioni di taglio diventa materia per oggetti di arredamento e di design progettati da illustri talenti, una bella espressione di economia circolare che punta a ricavare nuovo valore dagli scarti. E complimenti! Foto. E adesso chiamiamo la PLV di Bologna con il progetto Pluvi. Finalmente un ombrello innovativo e duraturo, pensato per essere riparabile, con componenti facilmente smontabili e sostenibili, un modello di ecodesign da imitare. Complimenti! Non ha portato un ombrello qua sul palco per farci vedere come funziona, perché porta sfortuna? Ah, ok, perché oggi è bello. Grazie e complimenti. E allora, fin qui abbiamo giustamente dato spazio ai menzionati, ma come abbiamo detto c'è un vincitore per ogni sezione e anche qui, Mingani, siamo arrivati al vincitore, ma lo introduciamo con un video. L'azienda Way nasce nel 1948 e l'attuale proprietà è la terza generazione della stessa famiglia. Nasce con l'idea di realizzare prodotti cosmetici naturali ed è stata pioniera in questo settore. Ad oggi Away è un'azienda che progetta e produce prodotti cosmetici nel settore professionale e vende i propri prodotti non solo in Italia ma in tutto il mondo. Lo scopo del nostro progetto, soprattutto il progetto Plastic Free, è quello di realizzare un contenitore per il nostro prodotto cosmetico senza plastica. E siamo partiti con la sostituzione dei flaconi e dei vasi dalla plastica al vetro. Poi abbiamo proceduto con la sostituzione dei tappi in plastica con tappi di alluminio. La nostra scelta è caduta sul vetro e sull'alluminio, perché sono materiali estremamente puliti verso l'ambiente e vengono conferiti nel fine vita del prodotto in un sistema municipalizzato di raccolta dove i tassi di raccolta sono estremamente elevati. In particolare all'interno delle nostre formulazioni noi introduciamo materie prime di origine naturali che provengono dalla trasformazione di piante officinali realizzate all'interno della nostra azienda agricola che si chiama Ortofficina. Dal processo di trasformazione, quello che rimane è una pianta esausta che noi abbiamo pensato di riutilizzare per creare carta e astucci dei nostri prodotti. Inoltre, il vetro che noi andiamo a scartare durante i nostri processi produttivi lo andiamo a riutilizzare per creare bicchieri e quindi oggetti di upcycling. I progetti che abbiamo selezionato per il premio Innovatori Responsabili in realtà sono soltanto una piccola parte di quello che è l'intero progetto Way, uno stile di vita che ha come chiaro obiettivo l'ambiente, la comunità e ovviamente l'economia. Facciamo un bel applauso a Away, vincitore della sezione transizione ecologica con il progetto Plastic Zero e Upcycling. Complimenti, c'è tutto il team, mi sembra giusto, le chiedo Mingani un attimo. Posso però fare una domanda veloce, parla lei in rappresentanza di tutti. Allora, si può essere belli e pensare anche alla propria bellezza senza inquinare, è un po' questo, no, il vostro mood. Certo. Noi sappiamo, come azienda cosmetica, solo per il fatto di esistere, come ogni persona, inquiniamo, emettiamo CO2,
generiamo rifiuti. L'obiettivo è inquinare sempre di meno con degli obiettivi chiari e in maniera consapevole. Sono qua a nome della rappresentanza della proprietà, ma c'è anche una parte del team che ha contribuito a tutto questo. E allora complimenti vivissimi a tutti voi per questo bellissimo progetto, direi Mingani. Non si deve rinunciare alla bellezza. Assolutamente, questo è un progetto che è piaciuto a tutti, quindi unanimità da parte della giuria. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Mingani, la lascio libera. Grazie, riconsegno. Allora, adesso richiamerei, dopo le foto di rito, aspettiamo, perché giustamente bisogna dare spazio ai vincitori. Proviamo a rimettere fuori il QR code. Cosa dite, Antonio e Sonia? Ci riproviamo? Assolutamente. Allora, vi chiediamo di riprovare. In questi minuti abbiamo cercato di mettere a punto il sistema. Diteci se funziona, se riuscite a collegarvi, perché dobbiamo ancora rispondere alla prima domanda. Esatto. E dopo ci introducete la seconda, però andiamo per gradi, anche perché si vince, quindi quando c'è di mezzo un premio, giocare è ancora più divertente. Funziona? No, questo è confortante. Siamo solo Fantastico, alla prima domanda, arrivare alla settima. Bene, ragazzi, siamo molto contenti. Siete? Ci siete? Allora, dobbiamo ancora rispondere alla prima domanda. Cosa dite? Partiamo da quella, visto che prima mi sembra che solo alcuni fossero riusciti a collegarsi. Se l'avete scaricato tutti, andiamo alla prima domanda. A voi. Allora, la ripeto. Qual è la quantità d'acqua necessaria per la produzione di un'autovettura? 2 metri cubi, 3 metri cubi e mezzo, 15 metri cubi. Avete 15 secondi di tempo. Sì. Avete risposto? Se abbiamo risposto. Allora, 2 metri cubi, 3 metri cubi e mezzo, 15 metri cubi. Allora, la risposta giusta è la seconda. In realtà è un dato interessante perché negli ultimi 10 anni questo dato si è ridotto della metà, del 50%. Fino a 10 anni fa si impiegavano 7-8 metri cubi d'acqua per ogni autovettura. Esistono impianti di una nota casa automobilistica, l'Audi, che usa addirittura un ciclo chiuso. Cioè l'acqua viene completamente depurata e quindi rientra in circolo, addirittura l'utilizzo di reflui urbani del territorio limitrofo da inserire nel ciclo dopo aver depurato e portare all'interno. Quindi, in prospettiva il consumo diminuirà nei prossimi 10 anni fino ad arrivare a circa 1,5 metri cubi. Questo rientrando negli obiettivi, cioè ONU ci dice che nel 2050 ci troveremo con un incremento del 55% del consumo idrico. Il tema dell'acqua è fondamentale soprattutto in aziende energivore e in aziende che ne utilizzano tantissimo. Perfetto, allora andiamo avanti. Alberto entra nella biblioteca dell'Istituto Tecnico Guglielmo Marconi, un istituto di formazione tecnica situato nel cuore del territorio. Il preside, il professor Carlo Rossi, accoglie Alberto con un'energetica stretta di mano. Dottor Grandi, è un onore averla qui. Siamo entusiasti di stabilire questa collaborazione tra le manifatture Grandi e Figli e la nostra istituzione educativa. Il piacere è tutto mio, professor Rossi. Siamo qui per gettare le basi di una partnership che sono sicuro porterà benefici sia all'istituto che alla nostra azienda. Il piacere è tutto mio, professor Rossi. Siamo qui per gettare le basi di una partnership. Dopo una breve chiacchierata, i due firmano un accordo di collaborazione che prevede la creazione di programmi di formazione continua per i dipendenti delle manifatture Grandi e Figli, mirati a sviluppare competenze specializzate dei propri dipendenti e del coinvolgimento degli studenti in stage e progetti di ricerca per affrontare le sfide tecnologiche. Il professor Rossi, soddisfatto, afferma: la collaborazione tra il mondo scolastico e il settore industriale è fondamentale per preparare i giovani alle sfide future e garantire per i lavoratori esperti rimangano competitivi. Negli ultimi anni
la formazione dei dipendenti e la digitalizzazione sono diventati obiettivi prioritari a livello regionale, perché è già in atto una decisa accelerazione dei fenomeni di ricomposizione professionale e dei livelli di qualificazione del personale richiesto dalle aziende. A questo punto la domanda: secondo un'indagine di Confindustria Emilia-Romagna insieme alle associazioni e unioni industriali della regione, le aziende emiliano-romagnole hanno investito in media il 5% del fatturato nel corso del 2022. Qual è il settore in cui hanno investito di più? ICT, formazione, tutela ambientale. Da questo momento 15 secondi. ICT. Facciamo il countdown, 14, 13, 12, ma sono preparatissimi i nostri ospiti oggi. Lo sveliamo subito il risultato? Sì, allora il risultato, avete votato tutti? Aspettiamo, se sono finiti i 15 secondi, vediamo un po'. Allora, l'investimento maggiore è stato nella formazione rispetto all'ICT, e questo poi ha consentito di avere gli effetti sul PIL, sull'aumento di PIL del 7,2% che l'Emilia Romagna ha portato come regione a livello nazionale. Quindi il messaggio è importante, l'investimento sulla formazione, soprattutto sia delle nuove generazioni di dipendenti, ma anche soprattutto la ricollocazione all'interno dell'azienda stessa. Grazie, siamo solo alla seconda tappa, ce ne saranno tante di domande, quindi se avete sbagliato vi potete rifare più tardi. Andiamo avanti con le sezioni, perché adesso è il momento della conoscenza e saperi. Allora inviterei sul palco per la Regione Emilia-Romagna, gabinetto del Presidente della Giunta, Elena Rossi. Se può dare il microfono direttamente. Buongiorno, grazie di essere qui. Insomma, una sezione è quella della conoscenza e del sapere, una delle più importanti, è vero, Elena? Prego. È importante nel patto per il lavoro per il clima, è la prima, è importante nel programma di mandato della regione, l'investimento sui saperi e sulle persone, diciamo che è la priorità, sui giovani ma anche sugli adulti. Quindi è una sezione a cui siamo molto cari. E allora, emozionata di conoscere chi si è aggiudicato il premio, abbiamo come sempre prima le menzioni e poi il vincitore di questa sezione. Li andiamo a conoscere insieme? Certo. Allora, partiamo con le motivazioni dei menzionati. AVL Italia di Cavriago in provincia di Reggio Emilia con il progetto AVL Green Camp realizzato proprio a Cavriago, un progetto di formazione e orientamento per avvicinare i giovanissimi alle nuove tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e per un futuro più sostenibile del nostro pianeta. Complimenti. Targa anche per lei. Vi potete mettere a favore di fotografo. Il microfono direi che a questo punto non serve più, lo ridiamo alla ragazza. No, prego Elena Rossi, se vuole avvicinarsi, foto di rito e complimenti a voi. Seconda menzione per la Fondazione ENAIP di Reggio Emilia, progetto Minteressi, Vet Teens Lives Matter, un progetto educativo che coinvolge psicologi esperti per aiutare ragazze e ragazzi a superare le proprie difficoltà interpretando al meglio il concetto di relazione educativa e rispondendo ai bisogni dei singoli, delle famiglie e delle comunità scolastiche dell'intera società. Complimenti. Tema molto attuale questo e anche molto sentito, soprattutto tra le nuove generazioni, quindi complimenti per quello che state facendo. Foto anche per voi. E allora, è il momento di conoscere il vincitore, ma come è stato per la prima sezione, introduciamo con un video esattamente il progetto. Vediamolo insieme. Ci
Cheerfood è un'impresa cooperativa con oltre 50 anni di storia, lavora nel settore della ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare. Produciamo ogni anno 85 milioni di pasti che serviamo nelle scuole, prevalentemente negli ospedali, nelle case di riposo e nelle aziende. Feed the Future è la visione che guida il nostro modo di fare impresa, volto a migliorare gli stili di vita delle persone e con attenzione all'impatto ambientale. Noi cerchiamo ogni giorno di sviluppare idee e soluzioni per cercare di fare in modo di garantire alla società uno sviluppo sostenibile in ambito economico, ambientale, sociale e culturale. Il Cheerfood District è un progetto molto importante, è un luogo dove vogliamo sviluppare idee e anche soluzioni nell'ambito del food service, che in pochi sanno quanta ricerca, quanta specializzazione, quanta professionalità ci sia dietro ogni piatto che noi serviamo ogni giorno. È una struttura concepita con un sistema di ricerca gastronomica integrata, è stata realizzata in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e al suo interno racchiude una cucina sperimentale, un laboratorio sensoriale, un ristorante sperimentale, un'area co-working che ospita dottorandi, ricercatori, start-up del settore food che cercavano non solo uno spazio fisico ma anche una piattaforma culturale e di pensiero per concretizzare le loro idee e poi un'ampia agorà dove facciamo eventi sulle nostre tematiche. Questo progetto è volto a fare innovazione verso le persone, perché noi siamo un'azienda di persone, 12.000 sono i nostri colleghi, che fa servizi alle persone. Abbiamo deciso di partecipare al premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia-Romagna perché ne condividiamo i valori e questo riconoscimento per noi è molto importante, perché Cheerfood District è un progetto di cui andare fieri, di cui siamo molto orgogliosi e siamo felici di essere stati premiati. Complimenti a Cheerfood che invitiamo sul palco, complimenti per quello che fate. Allora, prima di tutto il premio, stretta di mano, foto, perché questo lo immortaliamo, vincitori del premio Conoscenza e Saperi. Grazie, e allora siamo curiosi di sapere, insomma... Sì, dico anche io due prego, cose. Prego, partiamo da lei, anche, Elena Rossi. Insomma, la giuria è fiera di avervi premiato, è piaciuto a tutti, è un progetto ambizioso nel senso... dire più positivo del termine, è un progetto vivo che coniuga ricerca, formazione e comunicazione, questo ci è piaciuto tanto anche che guarda molto alle implicazioni sociali e culturali della ristorazione collettiva, che è molto importante per la comunità e per tutti, quindi bravi, grazie. Prego, insomma, grazie. Bel riconoscimento, infatti siamo orgogliosissimi, dico anche a nome della presidente Cheerfood che avete visto nel video, Chiara Nasi, e tra l'altro essere nell'obiettivo strategico conoscenza e sapere, essere premiati qua, perché il Cheerfoodist è appunto questo centro inaugurato a Reggio Emilia lo scorso anno e vuole proprio sperimentare insieme il futuro e quindi conoscere il presente per progettare il domani, ma partire proprio ovviamente da tematiche legate alla nutrizione, al cibo e al food service, ma con una contaminazione di idee e quindi di esperienze, di conoscenza appunto e di saperi e anche sapori nel nostro caso, perché lì sì. Si parla di cibo. E ci tenevo proprio a sottolineare il fatto che lì si fa attività di innovazione, sia di processo che di servizio, si dà spazio, visto prima quello che è stato investito anche dalla regione, ad alta formazione. Si fa ricerca perché capire i trend anche del futuro e anticipandoli sempre in ottica di migliorare gli stili di vita delle persone nel rispetto dell'ambiente è necessario e si fa anche cultura. E infatti lo scorso mese è stato ospite al nostro summit della ristorazione collettiva proprio l'assessore Colla. E quindi ringraziamo, vi aspettiamo tutti, è un luogo aperto, inclusivo, open e tutti quelli, soprattutto al territorio e alla Nutrition Valley dell'Emilia Romagna.
però tutti i produttori, start-up, imprese, terzo settore, mondo accademico, istituzioni, insomma tutti quelli che, coloro che con Cheerful vogliono continuare a contribuire a dare valore al cibo in ottica di sostenibilità e cooperazione. Complimenti ancora, grazie. E quando c'è un invito a mangiare, vedrai che lo raccoglieranno in tanti. Vi aspettiamo a braccia aperte. Questo aspetto è sempre molto sentito. Grazie, Elena Rossi, grazie davvero tanto per essere stata qui con noi. E torniamo noi a giocare, torniamo a invitare sul palco Antonio Disi e Sonia Di Silvestri, così ci introdurranno la terza domanda. Prego. Alberto sale sul palco di fronte a un auditorium gremito di dipendenti della manifattura Grandi Figli, pronto a comunicare le nuove politiche aziendali incentrate sul welfare. Buongiorno a tutti. Oggi condivido con voi novità importanti che cambieranno il volto delle manifatture Grandi e Figli. Vogliamo creare un ambiente di lavoro che migliori la qualità della vita e il benessere dei lavoratori e dei loro familiari. Il silenzio nell'auditorium testimonia l'attenzione generale, mentre Alberto delinea le nuove politiche di welfare aziendale. Innanzitutto stiamo implementando programmi di welfare aziendale con servizi migliorati, tra cui assistenza sanitaria, consulenza per la gestione dello stress e iniziative per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e personale. Vogliamo che ognuno di voi si senta supportato e valorizzato qui nelle manifatture Grandi e Figli. Un'onda di approvazione attraversa la sala. Alberto continua. Le azioni inizieranno a prendere forma nei prossimi mesi. Vogliamo sentire il vostro feedback, le vostre idee e preoccupazioni. Siamo una famiglia qui e insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti noi. Durante la sessione di domande e risposte, qualcuno dal pubblico solleva dubbi sulla reale intenzione dell'azienda di investire nel welfare. Alberto risponde. Abbiamo pianificato l'implementazione di welfare aziendale territoriale e la domanda è: che cos'è il welfare aziendale territoriale? Un modello collaborativo in cui l'azienda usufruisce dei servizi di benessere esistenti nel territorio, promuovendo iniziative per migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Un approccio aziendale focalizzato esclusivamente sulla salute e il benessere dei dipendenti all'interno dell'ambiente di lavoro, oppure un sistema di incentivi finanziari offerti dall'azienda per favorire la permanenza dei dipendenti nel territorio in cui è situata l'azienda stessa. A, B o C? 1, 2 o 3? 15 secondi. È qualcosa che sta sul territorio, è qualcosa che inventiamo, è qualcosa che sta in azienda. Volete dare un aiutino? No, non si fa, vero? No. Non si fa. Ma immagino sono che tutti preparati. Che già siano, eccoci. Allora, la risposta giusta è la prima, e tutti si sono concentrati sulla prima, ed è un modello che viene incontro anche alle difficoltà delle piccole e medie imprese, che chiaramente hanno difficoltà nelle risorse, nella possibilità di gestire e nei tempi, e quindi il modello territoriale può aiutare piccole e medie imprese a costruire un'offerta per i propri dipendenti di un certo livello, visto che lavora su una dorsale di servizi territoriali. Stiamo già dando la classifica temporanea, non è ancora quella definitiva, però guardate un po' come state andando, vi potete misurare con i vostri concorrenti, però stanno migliorando rispetto alla prima domanda già. Certo. Alla terza c'è stata un'impennata di risposte positive, quindi sono molto preparati. Le differenze non sono notevoli, quindi ve la state giocando. Tenete presente che i punti vengono dati sulla risposta giusta e sul tempo di risposta. Esatto. Quindi quanto più veloce siete, più ottenete punti. Va bene, vedremo alla fine che succede. Vediamo alla fine, intanto abbiamo la classifica provvisoria e complimenti a chi indovina. Allora, andiamo avanti con le sezioni, siamo arrivati a diritti e doveri. Allora, chiamo sul palco per Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Fausto Sacchelli. Buongiorno, le chiedo di prendere il microfono direttamente. Buongiorno. Allora, diritti e doveri, insomma, esatto. Tutti vorrebbero i diritti e meno i doveri. Voi siete riusciti a conciliare le due cose? Sì, l'importante è capire che entrambi devono viaggiare sulla stessa strada insieme, quindi non c'è un prima e un dopo, ma
anche se la civiltà è avanzata con la conquista dei diritti, però poi i doveri diventano necessari a mantenere i diritti, immagino. Un gioco di parole, ma in realtà nel concreto chi ha fatto questi progetti che oggi premiamo ha capito perfettamente. Che cosa chiedevate soprattutto di evidenziare con i progetti che tra poco andremo tra l'altro a conoscere? Era importante fare in modo che, ad esempio, la strada dell'inclusione passasse attraverso delle modalità, che l'affermazione dei diritti potesse passare attraverso la strada del dovere della comunità rispetto ai disagiati. Certo. E quindi questo ha creato una spinta a fare delle proposte molto, molto coraggiose, perché qui premiamo il coraggio del futuro, credo. È una bellissima definizione. Allora andiamo a conoscere i coraggiosi, certo, che hanno appunto oggi ricevuto una menzione. Se si vogliono intanto già preparare, cominciamo con Citrus di Gambettola in provincia di Forlì Cesena con il progetto Il pomodorino si tinge di rosa. Coniuga la mission di prodotto con l'informazione e la prevenzione della salute femminile anche attraverso un concreto sostegno alla ricerca scientifica che sottolinea l'importanza di porre al centro le persone e la loro salute. Bello, tra l'altro, quattro giovanissime donne che hanno messo a frutto le loro idee. Complimenti, bellissima anche la foto e complimenti a voi. Grazie. Andiamo avanti con le menzioni. La motivazione per i secondi menzionati, Vici e Company di Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini con il progetto Moms at Work, il senso vero della responsabilità sociale. Vici, di fronte a 6 neomamme disoccupate a causa della maternità, non solo ha voluto offrire un'opportunità di reinserimento, ma ha collocato questa opportunità in un ambiente da sempre a prevalenza maschile. E allora davvero complimenti a voi a nome di tutte le mamme, che sono tante, che fanno veramente fatica a coniugare le due cose. Grazie per il vostro coraggio. Foto, complimenti. Grazie a voi, davvero. Grazie. Tanta roba è questa. È tra l'altro, insomma, uno dei problemi più sentiti, e quindi chi riesce a trovare qualunque genere di soluzione è sempre ben gradita. Andiamo avanti con Lombardini di Reggio Emilia con il progetto Welcome, promuovere un modo di fare impresa inclusiva e sostenibile attivando politiche di diversità e inclusione con l'inserimento lavorativo di un giovane rifugiato. L'ambiente di lavoro diventa luogo di accoglienza, crescita e sviluppo. E complimenti a voi. Altro tema di stretta attualità. Complimenti, foto e premiazione. Andiamo avanti. Arca di Noè, società cooperativa di Granarolo dell'Emilia con il progetto Laboratorio Socio-Occupazionale, un progetto che si distingue per la capacità di dar vita ad azioni su misure di qualità che permettono di trasformare l'inserimento lavorativo in un valore aggiunto per il lavoratore, ma anche per l'ambito produttivo in cui è inserito. Abbiamo qualche... Grazie, avete fatto benissimo, grazie, complimenti, complimenti a voi. E allora foto, chiedo, sono loro i veri protagonisti e allora è giusto che il premio lo ritirino loro e complimenti davvero per la bellissima iniziativa, bravi, complimenti. Prego, piano piano, c'è anche lo scalino. Andiamo avanti. Cadiai, cooperativa sociale di Bologna con il progetto Riprendere il cammino, un ambizioso progetto che non ha paura di contrastare l'impatto costruttivo delle detenzioni con l'impatto opposto della libertà, più evidente e forte nel cammino, un percorso fisico e sfidante dove la meta è la comunità e il reinserimento al suo interno. E allora complimenti. Foto, ringraziamenti, grazie a voi. Abbiamo terminato le menzioni, è il momento del vincitore della sezione diritti e doveri e allora, come sempre, vediamo insieme il video introduttivo. We'll be right back.
progetto Pappagallo. È un progetto che si pone l'ambizioso obiettivo di creare una piattaforma professionalizzante per futuri doppiatori neurodivergenti. È una caratteristica molto comune a bambini, adolescenti e giovani adulti neurodivergenti di avere un talento innato per il doppiaggio, quindi questa caratteristica spesso viene vista come una caratteristica atipica. Quello che è il nostro obiettivo è trasformare questa caratteristica atipica in un potenziale lavorativo. Uno degli obiettivi raggiunti è quello dello sviluppo di competenze relazionali, perché consideriamo che oltre al doppiaggio la sfida più grande per questi ragazzi è anche il fatto di lavorare in gruppo. Nel senso che non si pensava all'inizio quanto potesse essere importante il lavoro sulla voce, il lavoro sul doppiaggio, il lavoro sulla vocalità, in senso comunicativo del termine. Aiuta moltissimo a capire la differenza tra buona recitazione e pessima recitazione, cosa che per me è molto incapibile prima. Nel giro di poco più di un anno e mezzo siamo riusciti a girare già uno spot commerciale, per cui noi lavoriamo con l'intento di creare dei professionisti in futuro. Quello che vorremmo realizzare è una piattaforma digitale che possa mettere in contatto giovani da tutte le parti d'Italia e che quindi il nostro modello possa veramente diventare un modello di inclusione. Crediamo che il nostro progetto sia in linea con l'obiettivo strategico diritti e doveri, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione lavorativa delle fasce più marginalizzate. Una persona che ha difficoltà per qualsiasi motivo a sviluppare una comunicatività verbale attraverso un training in qualunque settore può migliorare la propria esposizione e soprattutto migliorare il rapporto che ha con il sé e con la propria vita interiore, la propria socialità. Un grande applauso per Tici Cooperativa Sociale, che invitiamo sul palco, vincitori della sezione diritti e doveri. Bravissimi, complimenti. Se si può avere anche il microfono, che ci tenevo, non so chi di voi vorrà dire una battuta. Prima la foto, ok, fatta. Premio e foto. Grazie. Complimenti. Grazie. Immagino grazie. Che ci siano tante soddisfazioni a questi ragazzi un futuro e soprattutto far capire che il talento può essere ovunque. Esatto, sì, è proprio questo l'obiettivo del nostro progetto, un progetto in cui stiamo investendo tanto, in cui crediamo tanto e in cui i ragazzi poi sono i veri protagonisti, diciamo, quindi siamo molto felici e questo ci dà una spinta in più per proseguire nel nostro percorso e ci rende molto orgogliosi, infatti. Immagino. E dirò qualcosa anch'io, va bene, mi hanno dato il microfono, va bene, grazie a tutti davvero. Io sono molto emozionato perché questo personalmente è anche il mio primo premio in carriera. Adesso non so, la dottoressa Iacomini se ne ha 20 altri, questo è il mio primo, per cui me lo godo tutto. Grazie, vi chiedo anche un applauso, grazie. È il primo di una lunga serie. Speriamo. Dopo. E comunque il progetto Pappagallo vuole essere anche un esempio per tutti, non solo persone neurodivergenti ma anche neurotipiche, e tutti sottovalutiamo il potere della nostra voce, il potere della nostra comunicatività, ma è la base della vita umana, per cui abbiate cura tutti della vostra voce, non preoccupatevi perché migliora l'autostima, il pensiero, ci si sente più liberi. Grazie. Davvero. Grazie anche per i consigli. Il microfono lo può lasciare. E allora, Sacchelli, qui direi che è il massimo del coraggio. Il microfono ce l'ha in tasca, così ci congediamo. Due battute sui vincitori. Aprono dalla regia. Ok, no, la battuta è che le strade dell'inclusione sono tante, basta avere voglia di cercarle e quindi trovarle con serietà. Devo dire che questi, ma anche gli altri di prima, hanno trovato delle strade originali, coraggiose, che il coraggio ce ne vuole tanto. Hanno vinto oggi, ma la loro vittoria penso che sia tutti i giorni con i loro progetti. Certo. Grazie davvero. Un applauso.
A tutti i menzionati e vincitori di questa sezione, allora prima di andare avanti e di tornare al gioco, chiamerei sul palco la direttrice della Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa, Morena Diazzi. Buongiorno, ecco che ci raggiunge sul palco, le diamo direttamente il microfono. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. Siamo a metà del nostro percorso, ci sono già state, ha visto quante certo. idee, quanti spunti abbiamo avuto questa mattina e ce ne saranno ancora tanti. Certo, io intanto saluto tutti, ringrazio tutti, ringrazio tutto il mio staff per aver fatto questo grandissimo lavoro, in particolare ovviamente il gruppo del nostro dirigente, dottor Ricci Mingani. Ecco, la cosa che voglio fare comunque è ringraziare anche tutti coloro che sanno partecipare attivamente a questa comunità regionale, che in questo caso si rivolge agli innovatori, e quindi il tema dell'innovazione e della responsabilità nell'innovazione è un tema centrale. La legge 14 per noi è stata un grandissimo strumento con il quale ci siamo confrontati con l'attrattività del nostro territorio, e su questo voglio solamente aggiungere che proprio a seguito del lavoro che è stato fatto con la legge 14 sull'attrattività degli investimenti, la Regione ha fatto un'altra legge, quella molto importante, la legge 2 del 2023 sull'attrazione dei talenti, che è un punto centrale perché le risorse umane sono al centro ovviamente dello sviluppo della nostra Regione, e questa legge prevede tutta una serie di azioni molto importanti in questo ambito. Quindi oggi nel celebrare l'arrivo ai 50 e a circa 500 soggetti che fanno ormai parte di questa importante comunità che abbiamo premiato in questi anni, menzionato eccetera, vorremmo sottolineare i temi di questa edizione. Come già Roberto ha ricordato, i temi per noi fondamentali sono quelli del nostro patto per il lavoro e per il clima, che ha guidato questi anni molto complessi dalla pandemia fino ad oggi. Siamo comunque e continuiamo ad essere, proprio anche usando il nostro patto, la prima regione italiana per capacità innovativa anche in base all'Innovation Scoreboard europeo, quindi per noi questo è un grande traguardo. E poi abbiamo ogni anno individuato dei temi centrali per questa nostra importante azione. Quest'anno ovviamente abbiamo il tema dei giovani, proprio anche perché abbiamo fatto la legge talenti e perché i giovani anche col programma IUSA sono per noi fondamentali, al centro delle nostre azioni. Poi il tema del gender, che ovviamente è un tema che noi vorremmo affrontare in termini di nuove politiche, non solamente, come spesso è successo in questi giorni, con situazioni veramente molto preoccupanti per la società nel nostro paese, ma vogliamo assolutamente invece vedere anche quelle che sono tutte le azioni, le politiche che vengono messe in campo, e su questo insomma mi sembra che la Regione Emilia-Romagna abbia una sua grande capacità rispetto a questo tema. E qui naturalmente c'è anche l'Assemblea regionale che partecipa attivamente, visto anche la legge regionale sulla parte del gender, e poi questo tema delle comunità energetiche. Abbiamo in casa più di 140 proposte e naturalmente appena siamo usciti tante comunità si sono messe insieme, hanno fatto proposte, e questo tema delle comunità energetiche è un altro tema che riteniamo molto importante. Chiudo quindi dicendo che le comunità dell'Emilia-Romagna sono tante e per tante tematiche. Ci teniamo moltissimo alla partecipazione, a un dialogo attivo, proattivo. Siamo molto presenti con tutti i nostri fondi strutturali proprio nel creare, nel mantenere questa regione fra i primi posti ovviamente in Europa, e giocare quindi una competizione, ma con anche una grandissima coesione sociale che per noi rimane un punto centrale. Quindi grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie naturalmente di tutti gli sforzi fatti ma anche delle bellissime sperimentazioni che sono venute avanti, e ovviamente io poi lascio al nostro assessore Colla, che sta arrivando, tutto il tema lavoro e occupazione, che per lui sono lavoro, occupazione, imprese, insomma al centro naturalmente delle sue azioni, tutta la parte successiva di questa importante edizione. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a lei, grazie a Morena Diazzi per queste belle parole. E allora torniamo a giocare, torniamo a chiamare sul palco Antonio e Sonia, che ci introdurranno nella prossima domanda, il prossimo quiz. Quella mattina al Tecnopolo Alberto incontra un gruppo di giovani imprenditori con un'idea innovativa, vernici a basso impatto ambientale. Prende la parola.
Sono entusiasta di essere qui oggi per ascoltare la vostra idea di vernice a basso impatto ambientale. I giovani espongono la loro visione evidenziando le caratteristiche sostenibili e il potenziale impatto positivo sul settore. Alberto ascolta attentamente, immaginando il contributo di questa innovazione alle manifatture grandi e figli. La sostenibilità è il futuro e vedo un'incredibile opportunità di collaborazione tra la vostra startup e la nostra azienda e voglio essere parte di questa avventura insieme a voi. Alberto offre il proprio supporto finanziario alla startup emergente e promette mentorship e connessioni nel settore. Voglio che questa collaborazione sia fruttuosa per entrambe le parti. Metteremo a vostra disposizione risorse, conoscenze e un network consolidato. In cambio, confido che le vostre vernici possano diventare parte integrante del nostro processo produttivo, contribuendo alla sostenibilità delle manifatture grandi e figli. La sala applaude con entusiasmo. Gli imprenditori sorridono, accettando la sfida di creare qualcosa di significativo con Alberto. La responsabile del Tecnopolo ricorda ad Alberto l'invito a un seminario organizzato dalla rete INER per il giorno successivo. Alberto, incuriosito, chiede: mi scuso, non ne sono a conoscenza, ma che cos'è questa rete INER? La domanda è: prima manderei il QR code, se qualcuno ancora non si è collegato o si è scollegato. Mi dicono che nonostante l'invito a non uscire dal browser, però ecco, se qualcuno si ricollega. E la domanda è: che cos'è la rete INR? Una infrastruttura avanzata di calcolatori distribuiti nella regione Emilia-Romagna, progettata per supportare progetti di ricerca e iniziative innovative. Un consorzio di laboratori di ricerca e istituti scientifici della regione Emilia-Romagna che condividono risorse computazionali all'avanguardia, una rete di incubatori nata per migliorare l'offerta regionale di servizi alle start-up e sviluppare relazioni con istituzioni nazionali ed estere. 1, 2 o 3? È una rete di incubatori oppure è una rete di dispositivi, di supercalcolatori oppure è un'infrastruttura di laboratori di ricerca? 15 secondi, ancora qualche secondo per rispondere. Una rete di incubatori. Avere un soggetto unico che possa rappresentare la voce degli incubatori nell'interfaccia anche con le grandi aziende e anche con investitori stranieri o con laboratori stranieri è un elemento importante. Quindi INR svolge questo ruolo di interfaccia utilissimo per tutti quelli, per gli incubatori che poi offrono i loro servizi a livello territoriale. Mandiamo la classifica o lo facciamo nell'altro blocco? Stanno diventando bravissimi, eh? Ultime risposte sono quasi tutte giuste, quindi vuol dire che stanno veramente diventando molto bravi. Vediamo se è cambiato qualcosa nella classifica. Sì, è cambiato. Però le distanze, ecco, tra i primi due... Vabbè, c'è ancora tempo, quindi potete recuperare. A dopo. Siamo più o meno a metà, no, del viaggio, sì, abbiamo superato leggermente la metà. Comunque, insomma, il quiz con gli aggiornamenti lo teniamo sempre. E allora, adesso abbiamo una sezione speciale, il premio Youth, e per introdurre questa sezione chiamerei sul palco per il settore educazione, istruzione, formazione e lavoro della RER, Giada Faccio. Buongiorno, le chiedo di prendere il microfono. Buongiorno Giada, grazie di essere qua. Questo è un premio particolarmente speciale. Abbiamo sentito prima la direttrice parlare di quanto siano importanti i giovani, i talenti, e quindi oggi siamo proprio qui a scovare, certo, questi giovani talenti. Mi collego a quello che diceva la nostra direttrice. Per la regione è importante e fondamentale che i giovani siano al centro. Devo dire che vedere questa platea così ampia e vedere così tanti giovani mi fa pensare che un pochino ci siamo riusciti anche con questo premio. Quindi è un premio importante che si collega ad altre iniziative della regione, come il Forum Youth Generazione di Idee e la legge sui talenti che citava prima la nostra direttrice.
Quanti talenti ci saranno oggi qua? Tanti, io voglio pensare un'altissima percentuale e voglio anche pensare che decidano di rimanere nella nostra regione grazie alle loro competenze e grazie alle loro attitudini. Non è stato facile scegliere i migliori, ce n'erano tante. Non è stato facile per nessuna categoria, perché la qualità è sempre alta, insomma ci sono sempre dei progetti molto interessanti. Convergono nei progetti che abbiamo individuato, nello specifico di questo premio, la valorizzazione dei giovani e delle loro attitudini e delle loro competenze. E allora sono tre i vincitori e li chiamiamo sul palco, saranno tanti ma ci fa piacere essere circondati da tanti giovani talenti. Partiamo da Fattor Comune, società Benefit, i Vision, chiamiamo uno alla volta, chiedo, una alla volta. Prima introduciamo con il video, scusate, il video che ci introduce. L'obiettivo del nostro progetto Startup Weekend 2023 era aiutare i ragazzi di 17-18 anni, quindi in una fase molto importante, piena di scelte, di dubbi, di domande della loro vita, a fare proprio scelte consapevoli, quindi avvicinarli al mondo del lavoro. L'abbiamo fatto in tre giornate di maratona, perché dal venerdì alla domenica abbiamo fatto colazione, pranzo e cena tutti e tre i giorni insieme, e dove oltre 25 professionisti, manager e imprenditori si sono messi a disposizione, si sono messi in gioco con i ragazzi per passare da un'idea, da una loro idea alla realizzazione di un progetto con la presentazione ad un'ampia platea la domenica. E questo percorso, questa maratona ha aiutato tanto i ragazzi a scoprire le proprie passioni, ma soprattutto a mettersi in gioco lavorando in team con persone che ancora non conoscevano, ad allenare tutte quelle che sono le soft skill, compreso la presentazione in pubblico che è avvenuta poi la domenica. iVision è un progetto giovane, formato da giovani e soprattutto è un progetto che dà opportunità ai giovani di esprimersi nel mondo del lavoro. Nato nel 2022, inaugurato con questo nuovo stabilimento, il quale ha, come posso dire, l'ambizione di essere un'estensione della propria abitazione. All'interno di questo stabilimento produttivo esiste una palestra gratuita aziendale, un nido aziendale, esiste una sala svago come questa. Tutto questo nasce attraverso un rapporto importante con le scuole. Abbiamo voluto proprio creare nel 2021 TeenHub, che è la nostra no profit, che permette alle nuove generazioni di avvicinarsi al mondo del lavoro. Il progetto Giovani iVision ha un unico scopo, quello di dare un'opportunità di esprimersi ai giovani nel mondo del lavoro. L'obiettivo del nostro progetto è quello di assumere e formare ragazzi giovani. Dal 2004 ET è un'azienda leader nel settore dell'automazione industriale, una branca dell'industria 4.0. Cosa facciamo? Rendiamo possibili movimenti di macchine automatiche che creano prodotti come scarpe, automobili, tavoli ed altri oggetti d'uso quotidiano. Detta così sembra semplice, in realtà il lavoro che c'è dietro è molto complicato e richiede uno studio approfondito. I nostri ragazzi all'interno di ET hanno la possibilità di maturare sia da un punto di vista umano che da un punto di vista lavorativo. Questo grazie al nostro metodo di tutoring, che consiste nell'affiancamento costante a tecnici senior e l'assegnazione di progetti mano a mano più impegnativi. Siamo convinti che il nostro vero lavoro sia coltivare la passione dei nostri talenti e grazie alle loro straordinarie capacità costruiremo un futuro di successo. Complimenti ai tre vincitori che adesso chiamiamo sul palco. Partiamo da Fattor Comune, società Benefit, che invitiamo a ricevere la targa qua sul palco. Avete già spiegato tante cose nel video introduttivo. Foto, grazie a favore di fotografi.
un premio meritato che vi aspettavate, un giusto riconoscimento per il vostro impegno. Grazie, sì, sono anche molto emozionato e molto contento perché siamo tante persone che collaborano vicine nel territorio, perché siamo tutti della Romagna ma anche amanti del nostro territorio e dei giovani. E questo riconoscimento ci dà un'ulteriore forza a fare altri progetti, a proseguire questi, perché pensiamo che i giovani siano non solo il futuro ma il presente. E sono molto contento di condividere anche questa iniziativa con Matteo di Riviera Banca, perché da tempo facciamo progetti con loro e se fosse, non ci fosse stato Matteo non sarebbe stato possibile questo. Quindi grazie a tutti e grazie davvero. Grazie a voi e complimenti, davvero. Vuoi aggiungere qualcosa, Matteo? Sì, vai. No, è un onore ovviamente, mi piacerebbe vedere i 100 sorrisi dei ragazzi, perché c'erano oltre 100 ragazzi presenti e stare 3 giorni assieme a loro, davvero abbiamo imparato noi qualcosa in più, quindi gli abbiamo trasmesso qualcosa ma ogni volta ci arricchiscono, quindi benvenga a questa iniziativa e grazie ancora per il premio. Grazie a voi per quello che fate e anche per le bellissime parole che ci avete rilasciato, sono insomma un'iniezione di fiducia per il futuro se con i giovani si lavora così bene. Prego, se posso, certo. L'auspicio della Commissione nel darvi questo premio era anche di replicare questa iniziativa, certo. Mi sembra che sia nei vostri intenti, i vostri sorrisi ci fanno capire che sarà così, quindi congratulazioni. È la base del nostro lavoro, molto ogni bene. Anno vogliamo iniziare con questo progetto. Molto bene. Grazie. Bravissimi, grazie. E adesso chiamiamo sul palco iVision, prego. Qui mi sa che parlare di giovani, qui c'è qualcuno che è proprio giovane, è addirittura un minore qua, mi sa che... Però ci sarà l'autorizzazione, immaginiamo, questo è il futuro. Complimenti, prego, venite pure tutti sul palco perché facciamo una bella foto, parliamo di giovani e questa direi che è l'immagine migliore che si può dare. Come si chiama la più piccola? Giulia. Giulia, è bellissima e soprattutto è bravissima, non l'abbiamo sentita, non ha ancora pianto, niente, proprio si sta divertendo. Credo di sì, fa parte della nostra nursery aziendale, è la più piccola. Ecco, questo è sicuramente un grande aiuto per le donne, avere una nursery all'interno dell'azienda. Grazie. Se ricevere un premio per valorizzare i giovani significa semplicemente nel nostro settore è un settore, iVision è un'azienda di produzione meccatronica, quindi siamo proprio dei meccanici. Se significa introdurre, far sì che la nostra azienda sia la nostra seconda casa con una nursery aziendale, prima sentivo dei problemi, abbiamo 5 bimbi dove fondamentalmente tutte le mattine le mamme arrivano, hanno il loro parcheggio privato vicino alla nursery, portano il bimbo in nursery, salgono solo d'un piano e vanno a continuare la loro carriera. Se significa avere un rapporto con oltre 700 ragazzi solo quest'anno delle scuole medie superiori della nostra provincia, qua abbiamo una delegazione micro dell'Istituto Tecnico di Urbino che ci ha sempre supportato e ci vengono a trovare tutti gli anni perché poi sono anche supportati dai loro relativi professori. Se significa avere una sala svago, una palestra per gli hobby dei nostri collaboratori, se questo significa fare imprese, ricevere questi premi, speriamo di riceverne tanti. Assolutamente, complimentissimi davvero per tutte le vostre iniziative e per questa bella immagine di talenti e giovani. Grazie. Grazie a voi. E chiudiamo con ET di Reggio Emilia, che ospitiamo sul palco, e anche qui l'età media è sempre più bassa, siamo contenti perché sono proprio giovani imprenditori. Devo dire che loro hanno chiamato il progetto i giovani al centro, quindi non c'era altra categoria, la migliore era questa. Prego, complimenti. Allora, foto prima di una battuta. Giovani al centro, per voi che siete giovani insomma è ancora più facile. Io volevo dire che oggi siamo qua tutto l'ufficio perché siamo una quanti piccola siete? Azienda. Quanti siete? In totale l'azienda è 10 persone. Dai, venite qua. L'età media è attorno ai 28 anni, quindi mettiamo veramente le persone giovani al centro della nostra formazione. Prendiamo semplicemente le persone che sono intelligenti e partiamo da lì per provare a formarle e creiamo. Allora io mi sposto, se no alzo l'età media, vorrei questa bella immagine, questa bella foto del futuro che avanza. Complimentissimi davvero,
Grazie. 28 anni. Grazie alla Regione anche. Grazie a voi per quello che fate. Vuoi dire qualcosa? Vai. Sì, io volevo ringraziare innanzitutto Stefano, che è il nostro titolare, per aver... Non ha 28 anni. No. Ah no, perché... ok. Per averci dato anche l'opportunità di sviluppare comunque questo progetto in completa autonomia e insomma è stata una grande opportunità per me, per Davide e per tutti i ragazzi del team, quindi grazie mille e grazie a tutti, ecco, anche per il premio. Grazie a voi per quello che fate. Giada, immagino per... prego. Immagino che insomma meglio di così quest'anno una bella fotografia, una bella immagine per chiudere la premiazione di questa categoria. Torniamo al centro del palco. E quindi insomma è sempre molto bello. Tra l'altro in questo progetto c'è un affiancamento costante tra i giovani che entrano e una sorta di tutorship con i più anziani, se possiamo dire così, chiamiamoli senior. Sì. E quindi è davvero un bel esempio, speriamo che anche questo sia replicabile in altre aziende del nostro territorio. Grazie. Niente. E complimenti a voi. Grazie mille a Giada Faccio. E allora, prima di proseguire con le sezioni e le premiazioni, torniamo a giocare. Quindi Antonio e Sonia sul palco, nuova domanda, nuovo quiz a voi. Grazie. La rappresentante del Comitato Pari Opportunità della Manifattura Grandi e Figli esordisce. Alberto, il nostro progetto si chiama Passi Avanti. L'obiettivo è creare un ambiente di lavoro più inclusivo e promuovere la parità di opportunità in ogni aspetto dell'azienda. Ecco le nostre iniziative. Implementare programmi di formazione per tutti, per promuovere la consapevolezza su diversità, inclusione e pari opportunità. Avviare programmi di mentorship e coaching per supportare la crescita professionale con attenzione ai dipendenti che possono necessitare di un sostegno aggiuntivo. Introdurre politiche favorevoli alla conciliazione tra lavoro e vita personale con orari flessibili, lavoro da remoto e altri benefici per migliorare il benessere. Implementare una piattaforma di feedback anonimo per segnalare le situazioni discriminatorie e di molestie senza timori di ritorsioni. Avviare un sistema di monitoraggio continuo delle metriche di diversità e inclusione con report periodici per valutare i progressi. Alberto ascolta ed approva ogni punto. È un progetto ambizioso e necessario. Sono fiero di essere parte di un'azienda che si impegna così profondamente per la parità dei suoi dipendenti. Passi Avanti sarà il nostro motto. Approvo l'importanza della diversità e dell'inclusione e dimostreremo come queste iniziative si tradurranno in miglioramenti tangibili nella produttività e nell'efficienza aziendale, bilanciando equità e benessere con l'efficacia operativa. La domanda è proprio su questo. Vai, Antonio. Siete pronti? Allora, che probabilità ha un'azienda che promuove la consapevolezza su diversità, inclusione e pari opportunità di avere rendimenti finanziari superiori rispetto alla media del proprio settore? 3%, 9%, 15%. Questo è un dato di un rapporto di McKinsey recentissimo. Hanno quantificato qual è la probabilità che iniziative sia sul lato etnico ma anche sulla parte di diversità possono avere una ricaduta positiva anche sulla produttività. E i motivi sono anche legati al fatto che si attirano talenti, si migliora il processo decisionale, si migliora l'orientamento del cliente. La risposta giusta era la terza, il 15%. In realtà è un dato interessante, il dato sull'etico è addirittura del 35%, però questo fa capire bene quanto è importante introdurre all'interno del contesto aziendale politiche di questo tipo che possono migliorare sicuramente le relazioni, i rapporti, la capacità del contesto dei dipendenti di poter essere migliori dal punto di vista umano, quindi la comunità, e poi c'è anche una ricaduta dal punto di vista della produttività. Vediamo la classifica che si muove. Alessandro, primo posto.
Va bene, abbiamo ancora altri due, quindi potete recuperare, mi raccomando. A dopo. Grazie, grazie. La classifica cambia sempre, quindi come vedete a ogni risposta abbiamo nuovi vincitori. È il momento della sezione di un premio speciale, il premio GED. Per questo faccio tornare sul palco Roberto Ricci Mingani. Le chiedo di tornare qua di fianco a me con il microfono, perché anche questa è una sezione speciale, un premio speciale per la parità di genere. Immagino un tema particolarmente sentito, no, in regione, quello che affrontiamo adesso. Sì, è molto sentito, tant'è che la giuria ha chiesto aiuto a un altro ambito, che è quello della Commissione Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, che ha votato e selezionato i progetti che poi vedremo. Questo è un tema importantissimo, dove molto spesso ci sono azioni di immagine e azioni di sostanza. Noi abbiamo cercato, anzi la Commissione in modo particolare, ha selezionato progetti in cui invece la sostanza relativamente alla introduzione ovviamente delle pari opportunità nelle aziende la fa da padrone. Quindi... Tra l'altro l'avete introdotto nel 2018, quindi è una recente novità, per modo di dire, sono già 5 anni, però non è nata subito insieme al premio. Non è nata subito, si è subito inserita nella cornice più generale del premio innovatore responsabile, perché pensiamo che anche questo aspetto sia un aspetto che fa dell'impresa un'impresa sostenibile. E allora direi che come al solito partiamo dalle menzioni e quindi chiamiamo Maggioli S.P.A. di Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini per il progetto Girls Code It Better, un progetto per l'avvicinamento ad un percorso STEM per le ragazze della scuola secondaria di primo grado, un impegno importante per garantire parità nell'utilizzo di tecnologie e degli algoritmi con l'obiettivo di superare il gender gap. Complimenti. Foto. Grazie a voi. Aeron, società cooperativa sportiva dilettantistica di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, per il progetto S4S1 Sport for Social Impact. Lo sport diventa strumento per promuovere una cultura che contrasti le discriminazioni e le disuguaglianze attraverso percorsi educativi e sportivi, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze del territorio, il volontariato e le associazioni. Complimenti. Anche lo sport può essere un canale per abbattere le differenze. Grazie anche a voi. Ancora le motivazioni per la menzione di Sartoria Sovversiva di Sara Bertelli di Ferrara per il progetto Sartoria Sovversiva, moda, digitale, artigianato e sostenibilità per scardinare gli stereotipi negli abiti femminili, considerare ogni corpo come degno di attenzione, valorizzazione e cura, superando i giudizi e i pregiudizi che troppo spesso caratterizzano la moda. Complimenti. Immaginiamo che sia vestita completamente con la Sartoria Sovversiva, e complimenti perché è molto bello. E allora, Ricci Mingani, siamo arrivati al vincitore, che come sempre introduciamo con il video e quindi lo vediamo insieme. L'obiettivo del nostro progetto è quello di valorizzare il talento femminile, con specifico riferimento alle ragazze che scelgono percorsi di studio in ambito STEM. Il progetto consiste in un hackathon dal titolo Designing Circular Future, dedicato alle studentesse di ingegneria e design industriale, ed è nato in occasione del 50° anniversario della nostra azienda. Il ruolo delle donne è sempre stato incoraggiato e la leadership femminile mai messa in discussione. Grazie all'ingegno e alla creatività delle studentesse sono state elaborate e prototipate 5 idee progettuali in soli 3 giorni. È stata un'esperienza straordinaria, dopo la quale abbiamo realizzato altri progetti e stiamo valutando di riproporre un secondo hackathon. Il progetto
valore. Provis è una cooperativa sociale che si occupa di servizi alla persona e che ha una base sociale composta dal 90% di donne. Ma i numeri non sono tutto. Non vogliamo limitarci ad essere un'azienda con molte donne, ma a pensare alla componente femminile come un valore aggiunto nell'organizzazione. Da qui l'esigenza di realizzare un percorso di consapevolezza femminile per favorire un processo culturale e di cambiamento prospettico, che si è tradotto nel percorso Ladies First. Il concetto di femminilità, così inteso, se integrato nei processi decisionali e di governance della cooperativa, può aprire nuovi sguardi, orientare nelle scelte e impattare positivamente su tutti i processi della filiera aziendale. L'obiettivo del nostro progetto è quello di tutelare le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori in segno di continuità rispetto al passato per quanto riguarda i contenuti, ma con modalità estremamente innovative. In che cosa consiste in concreto lo sportello? È stata attivata una mail dedicata e un numero di telefono che garantiscono l'assoluto anonimato degli interlocutori attraverso i quali possono essere fatte segnalazioni, e segnalazioni che possono riguardare non soltanto il contesto lavorativo ma anche il contesto familiare. Crediamo che appunto il progetto colga nel segno e vada in quella che è la direzione che in tema di sostenibilità e di tutela delle persone il nostro gruppo si è dato ormai da qualche tempo. Da Ball Travel lavoriamo la pelle e facciamo anche abbigliamento. La pelle non viene recuperata da un fornitore a caso, ma da degli stock, da dei fallimenti, in modo tale da non iniziare a produrre qualcosa che metterebbe comunque in moto la materia prima, ma iniziamo a produrre qualcosa da cose che ci sono già. Noi combattiamo, comunque siamo contro il fast fashion, nel senso che siamo l'opposto. Abbiamo un ciclo produttivo degli abiti o delle borse che ovviamente è un po' più lungo. Una volta che però il capo, l'accessorio viene realizzato, il nostro obiettivo è che duri una vita. Per cui stiamo realizzando dei corsi ad hoc per le persone che sono interessate a sapere come funziona fare un capo d'abbigliamento, come fare una borsa. È una sfida che ci piacerebbe affrontare, cioè non dico fare una vera scuola, però fare un percorso di insegnamento. Partiamo da Gepi, l'invitiamo sul palco per ricevere la targa, prenda anche il microfono, eccoci qua, complimenti, prego, premio, foto, se può guardare a favore di fotografo, grazie mille. Allora, complimenti per quello che fate, pari opportunità è questo, no? Da cui si parte? Si sente? Sì, sì. Si parte da questo perché la nostra azienda è stata fino all'anno scorso, adesso abbiamo un nuovo socio, ma un'azienda familiare. Noi siamo tre sorelle, quindi in società quattro donne e poi il papà, che essendo noi un'azienda di produzione, negli anni si è anche sentito dire più volte: ma Nemesio, che sfortuna che hai avuto ad avere tre figlie femmine. Quindi capite bene, l'anno scorso, quando è stato il nostro 50° anniversario, abbiamo proprio voluto festeggiare con un'iniziativa dedicata alle ragazze che hanno scelto percorsi STEM, perché sappiamo che sono quelli un po' più difficili nei quali le ragazze vanno con più fatica. Basta dire viva, complimenti ai figli maschi, no? Figlie femmine danno soddisfazioni. Esatto. Parità, grazie. Di genere, complimenti per quello che state facendo, grazie. È il momento di Proges, cooperativa sociale di Parma, che chiamiamo qua sul palco.
Non va male, tutte donne oggi, a dimostrazione di quanto sia importante il ruolo della donna nel lavoro. Complimenti anche a voi per quello che fate. Abbiamo sentito foto, anche in questo caso, dal video la vostra azienda. Se volete aggiungere qualcosa sul vostro progetto, prego. Grazie. Questo progetto, questo riconoscimento per noi è veramente importante perché va a premiare, a riconoscere un percorso che Proges fa da anni nei confronti della differenza di genere e della relazione di genere. E quindi da prima come tutela, e poi come promozione e infine come investimento sul futuro della nostra impresa. Quindi ringrazio tutte le colleghe e le socie che hanno partecipato a questa prima edizione e continueremo su questa strada, e ringrazio Paola Lazzarini che ha portato avanti insieme a me, che ha creato questo progetto e l'ha portato avanti insieme a noi, e le passo il microfono per un saluto. Certo. Sì, grazie a tutti e grazie a Proges per questa opportunità. Io ho guidato questo gruppo di giovani professioniste di Proges verso una maggiore consapevolezza di ruolo e la consapevolezza di un concetto di leadership nuovo che non vuole essere gerarchico, ma che noi sintetizziamo nel quote della leadership femminile alla femminilità della leadership. È giusto sottolineare che la leadership non ha genere e, visti i recenti fatti, credo che sia un messaggio importante da comunicare. E se i gruppi di lavoro sono misti, si lavora decisamente meglio. Giusto. Grazie. Grazie della vostra testimonianza e complimenti per quello che fate. Grazie. Andiamo avanti con i vincitori, è il momento di DTB, azienda di Bologna. Abbiamo visto già il video che introduceva il vostro messaggio di inclusione, venite perché si può imparare un mestiere nuovo. Intanto complimenti e grazie. Riceve la targa, foto. Bravissime, c'è risposta alla vostra iniziativa? C'è risposta ad oggi tantissimo sul lato turistico, per cui noi lavoriamo principalmente con statunitensi, australiani, arriva gente dall'Inghilterra, eccetera, eccetera. Stiamo iniziando anche a lavorare con dei bolognesi, il che ci fa finalmente piacere. Piano piano arriviamo siamo anche nate noi. E cresciute qua, per cui mandiamo avanti questa cosa. Complimenti per quello che fate, davvero, grazie. E chiudiamo con i vincitori del premio GED con il salumificio Gran Terre di Modena. Accogliamoli con un applauso, eccoli. Eccoli qua, prego. Targa, foto. E allora, voi lavorate per una parità di genere tra i vostri dipendenti, mettiamola sì, così. Assolutamente, quindi questo era un qualche cosa che già esisteva da un po' di anni, ma in maniera, diciamo, non così ufficiale e solamente su Modena. Quindi anche con l'aiuto delle organizzazioni sindacali noi abbiamo esteso il progetto, lo abbiamo potenziato e soprattutto abbiamo chiesto l'aiuto di associazioni che sugli sportelli antimolestie, insomma, è il loro lavoro, e poi lo abbiamo esteso a quello che non è solo l'ambiente lavorativo. Le segnalazioni che ci sono state, ahimè, insomma, sono soprattutto sull'ambiente familiare, quindi insomma, e lo stiamo ancora potenziando, visto che gli stabilimenti sono 17, lo stiamo portando su tutti i territori. Noi siamo dall'Alto Adige al sud della Toscana, quindi siete un grande esempio. Speriamo che tante aziende decidano di seguirvi in questa iniziativa, che è sicuramente molto importante. Poi avete dimostrato come si può anche lavorare con i sindacati, no? Non si è solo in contrapposizione, come no, questo è un lavoro di team con loro. Assolutamente. Le associazioni le hanno indicate loro. Complimenti davvero. Grazie. Per il vostro lavoro e il vostro impegno in questo delicato settore. E allora siamo arrivati alla fine, quante belle testimonianze, Ricci Mingani, oggi abbiamo sentito su questi aspetti così delicati e importanti. Davvero, sono esempi importanti. Vorrei diciamo, approfittare anche per portare i saluti della commissione consigliare pari opportunità, Federico Amico, che è il presidente di questa commissione, non ha potuto essere con noi oggi perché è malato all'ultimo momento, purtroppo. Ci teneva però che venisse diciamo, sottolineato questo sforzo da parte delle imprese e questa attenzione da parte della Regione a sostenere progetti di questo tipo. Grazie, davvero.
E allora si torna a giocare, siamo al penultimo quiz, siamo ormai addirittura d'arrivo, quindi richiamiamo sul palco Antonio e Sonia. Sesta tappa di Alberto. Siamo sono le 9 quando presso l'Academy, in collaborazione con le scuole del territorio, si presentano i percorsi di sviluppo professionale per i giovani. Il responsabile annuncia con orgoglio il giorno speciale dedicato alle opportunità offerte dall'Academy ai giovani della zona. Plasmiamo il futuro non solo degli studenti, ma dell'intera comunità. Sono stati sviluppati percorsi accademici accelerati che permettono agli studenti di completare il percorso di studio in modo rapido, preparandoli per il mondo del lavoro. La stretta collaborazione con aziende locali, tra cui manifatture grandi e figli, offrirà tirocini e stage. Gli studenti avranno l'opportunità di guadagnare esperienza pratica e costruire reti professionali. Professionisti di alto livello saranno mentori e aiuteranno gli studenti a sviluppare competenze tecniche, di leadership e una visione più ampia della carriera. Saranno coinvolti con progetti di innovazione che li prepareranno ad affrontare le dinamiche complesse del mondo del lavoro e le sfide del mondo reale. L'Academy sarà dotata di laboratori e risorse tecniche all'avanguardia, mettendo gli studenti in sintonia con le ultime tendenze industriali. Alberto, seduto tra l'auditorio, osserva con orgoglio e pensa: questo è solo l'inizio. Stiamo formando una nuova generazione pronta a plasmare il futuro dell'industria e della comunità locale. La domanda riguarda il tirocinio formativo extracurriculare. È uno degli strumenti che la Regione Emilia-Romagna promuove finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento e reinserimento lavorativo. Quanti sono stati i tirocini tra il 1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023? 14.500, 21.500 o 28.500? Sono numeri molto molto interessanti e sono numeri che poi testimoniano i vantaggi che possono derivare alle imprese grazie al tirocinio, la possibilità di selezionare sul campo i futuri lavoratori, le verifiche di attitudine e competenza che si possono fare in quel momento, oppure la velocizzazione del processo di inserimento lavorativo. Quindi sono tutti momenti di confronto importanti e dei vantaggi che possono tornare molto utili a tutte le aziende. La seconda è la risposta giusta, 21.500. Vedo che molti avete molta fiducia, in realtà sono tantissimi, però possono essere di più e quindi l'invito è proprio quello di utilizzare questa forma di collaborazione in modo tale da fare in modo di poter acquisire risorse formate anche sulle indicazioni delle vostre aziende. Vediamo la classifica di questo penultimo. Ci siamo, adesso ve la giocate sull'ultima tappa, la prossima. Però Alessandro tiene bene, Daniela Fabbi, Ribbit. Va bene, adesso andiamo, ci vediamo dopo. Qual è? Dove è scritto? Sì? Ho finito. È un attimo. Però manca l'assessore. Abbiamo la classifica, riuscite a prendere un minuto? Abbiamo, sì, la classifica l'abbiamo guardata, la possiamo riguardare. Così ci piace, ci sono tanti colori. Metteteci seduti, ecco, guardate. Bello, Lili, a questo punto abbiamo il tempo per leggere tutti. Alessandro è primo, Daniela Fabbi seconda, Ribbit, che ha una bellissima icona, Maria Elena. Crizia è un nome famoso nella moda italiana, quindi... Siete bravissimi, alla fine di questa giornata vi scritturano per teatro sicuramente, perché ormai tenete il palco con grande dimestichezza. No, ci stavamo un attimo, abbiamo fatto un piccolo briefing perché stiamo aspettando l'assessore Colla, che è in arrivo, e allora volevamo essere puntuali con la nostra scaletta e credo sia...
arrivato. E allora accogliamo l'assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla. Non gli facciamo neanche togliere la giacca, proprio arrivato direttamente sul palco. Assessore, aspettavamo solo lei. Ha visto che accoglienza, non le abbiamo fatto neanche sedere un attimo. Non so se gli faccia piacere. E invece sì, la bene, stavamo grazie. Aspettando, assessore, grazie di essere qua. Siamo tra l'altro in dirittura d'arrivo, abbiamo già premiato tanti progetti, sicuramente questo è un appuntamento a cui lei tiene molto, no? Innovazione, impresa, oggi c'è proprio un mix di idee e di spunti sui quali riflettere. Sì, questa è un'iniziativa a cui tengo moltissimo e mi spiace veramente che sono stato trascinato da impegni stamattina inderogabili, però ci tengo a dire questo fattore. Voglio ringraziare intanto la mia struttura che sta facendo un lavoro splendido, a partire dal dottor Ricimingani, ma tutto Arter, e stiamo consolidando un'operazione che, permettetemi, per noi è strategica. Quella è la strategia che sottende al premio Innovatori Responsabili. Che abbiamo bisogno di far diventare questa regione un campus di innovazione trasversale in tutti i settori. Sta diventando un campus di innovazione trasversale. Quel campo si forma perché c'è, prima di tutto, un tratto culturale della capacità di fare relazione di grande qualità. I soggetti pubblici e privati, le imprese, i centri di ricerca, le università, le istituzioni hanno una capacità di relazionarsi per progettare e consolidare nel tempo e dalle verticalità stiamo passando ai fattori orizzontali abilitanti. Non a caso tanti investimenti e innovatori di queste imprese abbracciano l'intelligenza artificiale, la tecnologia, tanti progetti abbracciano la sostenibilità. Ma tanti progetti abbracciano il fatto che lì dentro questi progetti innovatori responsabili tante teste, tante competenze. Le teste sono prima di qualsiasi operazione. E quindi quanto più qualifichi le teste, quanto più qualifichi le relazioni, quanto più questa regione riesce a stare nel mondo con una qualità eccezionale. Non a caso ci stiamo muovendo anche nel mondo. E stiamo consolidando in realtà quel patto per il lavoro, patto per il clima, che è il posizionamento anche di tutte le nostre rappresentanze, stiamo andando lì. E abbiamo preso riferimento Agenda ONU 2030, abbiamo preso riferimento Laudato Si, abbiamo preso riferimento COP21, adesso 28 a Dubai, a cui saremo presenti. Quei tre asset sembravano blasfemi, tutte e tre del 2015, stanno cambiando culturalmente tutti noi. Stanno cambiando molto anche l'Europa. L'Europa da Fiscal Compact è diventata Green Deal, Next Generation EU, è diventata Recovery, è diventata keynesiana, permettetemi, io che sono anche un po' progressista, il fatto che sia keynesiana, chapeau, è diventata PNRR, quei soldi vanno spesi, ma vanno spesi bene. Stiamo facendo grandi investimenti sull'innovazione, l'innovazione del sistema delle imprese, che si parla col sistema della ricerca, che si parla con l'università, abbiamo di stare su quella taglia. Vedete, abbiamo appena fatto un bando per attrarre anche investimenti di imprese che stanno in quella tecnologia. Andrò a inaugurare proprio stasera un grande investimento dell'NTT, che è una grande software house giapponese. Non a caso siamo andati in Giappone, fanno un investimento qui, perché i nostri tecnopoli, a partire da quello di Bologna, lì dentro si studia il clima per tutta l'Europa, c'è il quarto supercomputer del mondo sull'intelligenza artificiale, sulla manifattura, e poi arriva l'ONU. L'ONU, pensate voi, un trittico così non ce l'ha nessuno al mondo. Poi ci vuole sempre un po' anche di fortuna. Vabbè, però intanto però ce la teniamo. Ce la teniamo, la fortuna aiuta anche a far arrivare. E cosa ha detto il rettore dell'ONU che abbiamo incontrato, che il progetto è stato approvato a Tokyo? Guardate che voi non avete idea dell'importanza che avrà quella sede, perché sarà in grado di relazionarsi con tante teste del mondo, saranno in grado di venire lì, fare ricerche, ma su tre grandi fattori. Vogliamo utilizzare la vostra rete di alta tecnologia per lo studio del clima e l'impatto che ha il clima sulle povertà. Vogliamo studiare insieme a Leonardo le città, l'impatto e la qualità della vita futura nelle nostre città, e poi con voi vogliamo progettare tutta l'area del Mediterraneo, del sud del mondo, quella porta di tante migrazioni che forse la discutiamo troppo male, il tema delle migrazioni, il come vuol dire vogliamo gestire le nostre città. Ecco, questi progetti si inseriscono tutti con questa strategia. Complimenti veramente.
andiamo avanti a consolidare. Qui stiamo parlando anche di progetti di imprese che vanno vuol dire nel mondo, vuol dire con grande forza, oltre che avere startup. È l'ecosistema trasversale, orizzontale, bellissimo. Tenetevelo, a prescindere, vuol dire, dalla politica che c'è, ma tenetevi questi sistemi, perché fanno la forza di una di grandi comunità democratiche che sono in grado di accogliere, di essere multiculturali e di avere ovviamente teste per creare lavoro di qualità. Grazie. Grazie Assessore, però le chiedo di restare qua perché adesso è il momento di conoscere chi... Devo lavorare. Deve lavorare adesso, okay. In realtà so che ha già lavorato, è arrivato in ritardo proprio perché aveva una serie di impegni, noi la ringraziamo per aver trovato lo stesso il tempo. Adesso ci occupiamo del premio CER, della comunità energetiche rinnovabili, e allora per questo introdurre... Mi piace. Le piace, siamo in tema. Abbiamo fatto un bando sulle comunità energetiche, i primi in Italia, per la costituzione delle comunità energetiche. E allora introduciamo il vincitore, come sempre, con un video. Il CAB sono i mercati generali di Bologna, una grande superficie commerciale e logistica, e è un mercato, è un centro agroalimentare che serve tutta l'Italia, oltre l'area metropolitana di Bologna. Il progetto che abbiamo presentato riguarda la costituzione di comunità energetiche. In realtà questo progetto fa parte di un contesto più vasto, di un progetto più grande, che è quello della trasformazione del centro agroalimentare in hub logistico sostenibile. Significa che noi scarichiamo le merci da camion pesanti e le carichiamo su mezzi leggeri elettrici, che hanno bisogno di essere alimentati con energia sostenibile, energia che noi produciamo qui. All'interno di questo grande progetto di trasformazione in Food Urban Hub abbiamo un progetto riguardante le comunità energetiche, che per noi è un progetto basilare. Il nostro progetto è di utilizzare i nuovi 9 megawatt che arriveranno a breve con la prossima costruzione di impianti fotovoltaici e la costruzione di un biodigestore che produrrà energia pulita da metano prodotto da sottoprodotti del nostro mercato nei prossimi anni, per costruire più comunità energetiche e anche un laboratorio per lo studio delle comunità energetiche a livello metropolitano. Noi ci crediamo che il futuro sia quello di una logistica sostenibile, ma il futuro sia anche quello delle comunità energetiche. Quindi noi vogliamo ringraziare la Regione Emilia-Romagna, di cui conosciamo la sensibilità sui temi di carattere ambientale e con cui siamo onorati di collaborare, e la vogliamo ringraziare per l'attribuzione di questo premio. CER, il CAB, il Centro Agroalimentare di Bologna. Complimenti, invitiamo sul palco i rappresentanti. Assessore, qui hanno proprio dato una dimostrazione di economia circolare, fanno veramente tutto in casa, complimentissimi. Questi sono bravi, li conosco anche, hanno fatto un progetto bellissimo. E allora, vado una loro iniziativa proprio venerdì, sono andato a visitare, lì c'è del posto per fare della CER, quindi l'hanno occupato per fare energia rinnovabile. Complimenti veramente, il progetto è bellissimo. Questi sono soldi spesi bene, è vero, dal punto di vista green. Complimenti. Grazie, e poi anche tanti giovani vediamo sul palco, quindi unite anche questo aspetto. Per me è un grande orgoglio essere presidente di questa azienda, però possiamo dirci una cosa, che l'impresa pubblica non è un carrozzone. Mai. E che lavora sugli aspetti innovativi. Noi attraverso il direttore, insomma, Duccio Caccioni e tutto il suo staff,
è da più di 2 anni che lavoriamo sulle comunità energetiche, adesso è da 7 giorni che abbiamo la possibilità di un decreto, quindi può essere una realtà. Non ci sono imprese private forti se non c'è un pubblico forte, sì. Recuperiamo il valore del lavoro pubblico, grazie. Grazie davvero, grazie a voi. Complimenti per quello che state facendo, targa, foto. Grazie. Allora, chiedo tra l'altro a tutti i partecipanti, anche se avete già ricevuto il premio, di non andare via se potete, perché alla fine è prevista una foto di gruppo che resterà poi negli annali, quindi mi raccomando, restate con noi fino al termine. Grazie al CAB e complimenti, Assessore. Siamo ormai alla fine. No, allora le chiedo di scendere solo un attimo, perché adesso è il momento del gioco, del quiz, così anche lei può votare se vuole. Lei anche ha se... facoltà degli ordini di servizio. Mi vado a sedere potere lì. Alle donne oggi. Allora, ci mancherebbe. La faccio sedere in prima fila, bene, esatto. Grazie. E introduciamo l'ultimo quiz con la nostra coppia vincente, Antonio Disi, Sonia Di Silvestri. Di Silvestre, scusa, il capitano del Bologna, mi confondo. Allora, prego, ultimo quiz e poi avremo il vincitore. Invece la chiamavo come calciatore. Dove erano andati? Salve, avanti. Pronto? Sì? Ok. Quando c'è il sole, la comunità locale si riunisce nel cortile antistante alla manifattura Grandi e Figli. L'argomento di oggi è particolarmente rilevante, la creazione di una comunità energetica sostenibile. Alberto si alza per condividere una notizia che avrebbe cambiato il volto della sua azienda e della sua comunità. Buongiorno a tutti. Sono qui oggi per annunciare che Manifatture Grandi e Figli ha deciso di aderire alla vostra iniziativa di comunità energetica. Riteniamo che sia il momento di contribuire con azioni concrete per un futuro più sostenibile. La notizia suscita un mormorio di approvazione tra i presenti. Alberto continua spiegando il suo nuovo progetto innovativo. Abbiamo deciso di mettere a disposizione i tetti dei nostri capannoni per l'installazione di ulteriori impianti fotovoltaici. Questa decisione non solo renderà la nostra produzione più sostenibile, ma contribuirà anche a generare energia pulita per la comunità tutta. Mentre Alberto si prepara a firmare l'accordo, riceve una telefonata da un amico e racconta con entusiasmo dell'accordo che sta per sottoscrivere. Come faccio? Uso il credito d'imposta? Domanda. Con le modifiche al PNRR è stato introdotto il credito d'imposta a sostegno dell'autoconsumo di energie da fonti rinnovabili. Qual è il suo obiettivo? Risposta 1. Sostenere le imprese negli investimenti in impianti per la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili da utilizzare esclusivamente nel proprio processo produttivo. 2. Promuovere la riduzione dei costi energetici delle imprese attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile. 3. Finanziare progetti di ricerca nel settore delle energie rinnovabili per le imprese. 1, 2 o 3? Ancora qualche secondo. Risposta giusta era la prima. In realtà è un nuovo meccanismo che consente alle imprese più restie agli investimenti, da questo punto di vista, di poter immaginare un investimento diretto alla costruzione di impianti per autoconsumo all'interno dei processi produttivi. Chiaramente uno dei limiti è proprio questo tante volte, ma attraverso gli strumenti finanziari si riesce a raggiungere l'obiettivo. Allora, adesso non vediamo la classifica, la teniamo segreta fino alla fine. Perché la prossima sarà quella definitiva, questo sì. Era l'ultimo quiz, certo. Adesso si fanno i calcoli e dopo conosceremo chi ha vinto la gara di oggi interattiva. Grazie, perfetto. Ci ritroviamo per le battute finali. Io richiamo sul palco l'assessore Colla. Assessore, microfono,
Lei la sapeva la risposta? L'aveva indovinata? Sì, ma tra un po' anche la 2 è buona, perché con l'approvazione del progetto in Europa si vanno a battere anche le tariffe. Non a caso usciremo con un bando per le comunità energetiche, le abbiamo costituite, adesso il bando per le infrastrutture, i pannelli, l'impianto elettrico, tutto quanto, perché sapremo lo sgravio di tariffa che c'è dopo l'approvazione europea. E allora siamo arrivati all'ultima sezione con i premiati, le menzioni, stiamo parlando di lavoro e impresa, quindi immagino che per lei assessore ci sia una particolare dedizione. E allora inviterei sul palco con la prima menzione Camilla Emporio, Comunità di Bologna, un innovativo modello di consumo responsabile in cui la sostenibilità trova piena espressione grazie al coinvolgimento delle persone, alla valorizzazione delle filiere e produzioni locali, alla condivisione dei valori alla base della cultura cooperativa. Complimenti. Anche qua mi sembra un mix di esperienza e gioventù, è l'ideale. Foto e complimenti a voi. Grazie, grazie davvero. Andiamo avanti. Rete Io Sono Rubicone di San Mauro Pascoli in provincia di Forlì Cesena con il progetto Rerum Rete Rubicone Moda, una concreta novità tra le esperienze di rete tra imprese che interpreta la competitività come sfida collettiva e punta alla qualità delle relazioni con i territori, in particolare con il mondo della scuola. Ah, complimenti, moda e scuola, perfetto. Poi Rubicone lì, area difficile. Complimenti. Tanti oggi dalla Romagna, complimenti, perché abbiamo avuto veramente tanti progetti provenienti dalla Romagna. Eh sì, è una rinascita dopo mesi molto difficili. Grazie a voi. Ultimi tra i menzionati, Say the Change di Nonantola in provincia di Modena con il progetto Say the Change, quando le strategie di sostenibilità si coniugano con la tutela del mare attraverso una metodologia innovativa che consente di condividere pratiche virtuose in ottica B2C. Da Nonantola studiate il mare? Sì. Ecco, vedi? Siamo messi avanti. A capire te. Ottimo, perché facciamo il progetto sull'economia blu. E quindi il vostro progetto si inserisce benissimo. Complimenti. Grazie. Grazie, grazie a voi. E allora, assessore, siamo arrivati al vincitore adesso della sezione, ma lo introduciamo con un video. Vediamo insieme chi ha vinto. TMP è nata quasi 40 anni fa a Modena e ci occupiamo di progettazione e produzione di componenti elodinamici che vengono distribuiti in oltre 80 paesi nel mondo. Il nostro progetto si chiama Ecofilier Italia, è iniziato nel 2021 e si pone l'obiettivo di efficientare quello che è la filiera di supply chain sia locale che a livello più ampio, e sostanzialmente andiamo a ridurre quello che è l'impatto ambientale, quindi le CO2, in tutta la filiera. Abbiamo deciso di partecipare al premio Innovatori per dare valore a quello che è il nostro progetto Ecofilier Italia, e soprattutto perché è molto particolare il fatto di acquisire più dell'80% del materiale, delle lavorazioni sul territorio emiliano-romagnolo e poi esportare questo materiale, aggiungendo il nostro know-how e le nostre lavorazioni, in oltre 64 paesi nel mondo, e quindi esportiamo veramente quello che è la conoscenza meccanica o olodinamica di quella che viene chiamata l'Hydraulic Valley italiana, che si trova proprio nell'Emilia Romagna. Siamo un'azienda molto innovativa, nel senso che puntiamo molto alla digitalizzazione e all'automazione per essere sempre più vicini ai nostri clienti e dare una risposta veloce. Come azienda ci possiamo dire soddisfatti dell'andamento di questi ultimi 2 anni, soprattutto per la grande partecipazione dei fornitori, perché hanno veramente capito l'importanza di fare rete, quindi nella collaborazione ognuno mette il proprio know-how per creare un prodotto di eccellenza.
Mentre ad oggi veniamo riconosciuti nel mondo come un prodotto di alta tecnologia, quindi abbiamo fatto anche un calcolo che oltre le 45 persone impiegate in ANSA TMP, in questo paio di anni abbiamo aumentato anche l'impiego di personale presso i nostri fornitori di altre 40 persone, quindi abbiamo anche espanso oltre i confini dell'azienda quello che è un risultato positivo. Complimenti e grazie per averci illustrato il vostro progetto. Complimenti veramente, ma siete bravissimi. No, conoscevo ANSA. Conosceva, assessore, sì, intanto sì. La targa però, alla vincitrice. Però non sapevo che, adesso devo dire a Bonaccini che abbiamo anche l'Hydraulic Valley. Si è dimenticato di una valle che solo lui può determinare le valli, ma questa se l'era dimenticata. Complimenti veramente. Ma in tutto il mondo voi poi vendete? Sì. 64 paesi, quindi riduttori, martinetti, pompe, iniettori, motori, tutto sì, quanto, sì. Complimenti, chilometro zero. Esatto, tutto dall'Emilia Romagna. Meritato è questo premio. Meritatissimo. Grazie. Complimenti. Direi che chiudiamo davvero con una bellissima immagine per un bellissimo spot per la nostra regione. Grazie davvero. Bravissima, bravissima. Allora, assessore, è il momento di conoscere il vincitore del quiz che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo rivolto 7 domande per capire chi era più preparato sul tema. E allora adesso, insieme ad Antonio e Sonia, che sono stati i nostri compagni di viaggio per tutta la giornata, scopriamo chi si aggiudica il premio di oggi, che consegnerà direttamente l'assessore Colla. Chi ha risposto giusto a tutte le domande? Sì. Ci sono? Sì, penso di sì. Si vedono davanti. Ah, eccole. Sì. Allora, davanti. La classifica, vediamo un po'. Daniela Fabbri. Daniela Fabbri, 6.187 punti. Beh, complimenti Daniela, complimenti. Preparatissima. Era già una delle nostre premiate, si vede che è sul pezzo. Concorso tra conoscenza e fortuna. E allora riceverai un altro premio oggi, prego, direttamente dall'assessore Colla. Complimenti veramente. Grazie. Ha risposto giusto a tutte le domande. Aspetta, noi maschietti dobbiamo prendere atto che avete un quib in più, non c'è, chi non prende atto di questa cosa grazie. Fa dei disastri. Tra l'altro io sono di Cheerfood e sono tra la Food Valley. Quella sì, sono della Food Valley. Però la dice, esatto, al food, tra le valli c'è anche il food. E quindi sì, ringrazio Amplay, ma sì, una base tra conoscenza e fortuna, come in tutte le cose. Sicuramente ecco. Bravura e preparazione. Le teste, complimenti. Le teste. Bene. Grazie ottimo. Ancora, complimenti. Grazie, complimenti. Allora, assessore, siamo davvero alle battute finali. Chiamiamo tutti sul palco per una bella foto collettiva, certo. Così certo, possiamo siamo. Immortalare questa giornata che ha prodotto davvero grandi menti. Noi siamo idee. Sempre tutti insieme. Eh sì. Immagino che sarà fiero di poter avere onorato, essere onorato. Circondato da tutte queste persone che hanno... Poi sono tutti più giovani di me, faccio un figurone. Prima che le arrivasse, pensi che abbiamo fatto la categoria youth, erano tutti giovanissimi, lì proprio ci siamo divertiti. Non c'è paragone. Dei bambini. Prego, venite, allora. Eccolo. Ordine sparso, un po' come... Una foto che mi ridà di nuovo il premio. Eccolo, fate una foto a Falletti perché altrimenti bene, non mi salvo. Faccia... A monte di squadra genio, di calcio, qualcuno magari si mette fatta un po' giù. Fatta la foto, qualcuno... Falletti? Grazie. Bene. Siccome ci dobbiamo stare tutti, vi chiedo... Lei venga un po' più avanti, ma mettetevi anche i più giovani, quanti quelli siete? Che non hanno problemi di articolazioni. Lei si ha vinto il primo, magari venga vicino a me. Giù, no, te no, che sei siete in due, dovete stare... Siamo a posto, no? I più giovani possono sedersi, mettersi in ginocchio, insomma, come si fa per la foto delle squadre? Oh, che belli! Ci siete tutti? Chi manca? Aspetta, ne mancano ancora un paio, aspettate a fare le foto, non è completo il gruppo. Prego. Qua... Chi manca? Dai, ultimi istanti, poi scattiamo le foto, eh? Ok, via.
Foto. Cheese. Un bel sorriso. Fatto? Non chiedete troppo. Ah, i fotografi, via che c'è quell'ufficiale che deve fare la foto. C'è il grand'angolo. Il fotografo ufficiale ha immortalato tutti i talenti dell'Emilia Romagna? Perfetto. Un applauso e chiudiamo con un augurio dell'assessore Colla. Che cosa ci aspettiamo per questo anno qua, assessore? Queste diventano tutte grandi imprese che assumono persone con grande qualità e abbiamo bisogno ovviamente che quando c'è valore aggiunto, c'è redistribuzione, c'è economia sociale e diventa l'Emilia Romagna passando, che sta nel futuro. Grazie veramente a tutti voi. Grazie. Grazie assessore, ricordo a tutti che all'uscita troverete il catalogo Premio Innovatori Responsabili 2023 dove raccogliamo tutte le vostre testimonianze, tutte le imprese, quindi lo potete ritirare all'uscita. Grazie a tutti, buona giornata.